Bella a tutti, ragazzi, bentornati con questo nuovo video QG di campagna. Oggi sono solo perché Giorgione è ripartito verso Roma, quindi continueremo a fare video separati anche se usciranno delle challenge in questi giorni che abbiamo registrato precedentemente. Comunque oggi sono qui a parlare dell'eliminazione della Polonia dai mondiali. Infatti è stata battuta 3-0 dalla Colombia, quindi spacciatori, voglio dire colombiani, battono 3-0 la Polonia, meritatamente ovviamente, perché il risultato ce lo dice chiaramente. Comunque, diciamo, il primo gol arriva su un gran cross tagliente di James Rodriguez per il colpo di testa di Yerry Mina, difensore del Barcellona, che appunto stacca, lasciato completamente solo dal difensore, non mi ricordo come si chiama, della Polonia. Szczęsny esce un po' a cappella, quindi è facile per Mina inzaccare, essendo molto alto. Arriva quindi il 40esimo, dopo che comunque la Polonia aveva iniziato abbastanza bene, però dopo, diciamo, il 15esimo aveva giocato solo la Colombia. Infatti ha meritato ampiamente poi il vantaggio al 40esimo. Per il secondo gol su un assist di Quintero, per Falcao che si smarca benissimo e infila Szczęsny con un esterno rasoterra di destro, appunto. Falcao, come sappiamo, è un obiettivo del Milan. L'ho visto giocare stasera, gran bella partita, grandi movimenti, bel gol. Quindi probabilmente sarebbe un buon colpo, però ovviamente giudicare da una partita è sempre difficile, nonostante comunque io lo conosca bene, perché non è che la prima volta che lo vedo giocare. Comunque mi è piaciuto molto, è un attaccante che gioca anche per la squadra e che è anche tecnicamente valido, quindi potrebbe essere anche un ottimo acquisto, sempre se riusciamo a fare acquisti. Comunque terzo gol che arriva invece con ancora un lancio spettacolare, che ha un cambio campo fantastico di James per Cuadrado, lasciato completamente solo, si fa praticamente metà campo correndo come solo lui sa fare, come una gazzella impazzita, e infila Szczęsny con un interno all'angolino sinistro di Szczęsny. Quindi la Colombia che va sul 3-0, la Polonia che ci prova solo due volte, praticamente fa solo due tiri nello specchio, su due con Lewandowski, uno stop di sinistro e tiro parato bene da Ospina, poi un tiro da fuori sempre Lewandowski, centrale, su cui Ospina non ha particolari problemi. Infatti Polonia che merita di uscire da questo mondiale, perché nella prima partita ha giocato male, e col Senegal ha meritato la sconfitta, oggi ha giocato forse anche peggio, infatti è stata sconfitta giustamente per 3-0. Colombia benissimo, secondo me se il Giappone, cioè se non fosse rimasto in 10, cambio di location. Comunque se il Giappone, cioè, diciamo, il Giappone non avrebbe probabilmente vinto contro la Colombia se la Colombia non fosse rimasta in inferiorità numerica con quell'espulsione al terzo minuto di Carlos Sanchez. Infatti secondo me la Colombia avrebbe vinto anche quella partita perché era nettamente superiore al Giappone. Comunque, giocando in superiorità numerica tutta la partita, è riuscita a portarsela a casa. Quindi Colombia è una bella squadra. Mi sono piaciuti in particolare James Rodriguez e Quintero, tutti e due hanno giocato sulla tre quarti. Tutti e due mancini, tutti e due che si vengono a prendere palla da dietro da metà campo e partono, diciamo, o con il loro dribbling ubriacante oppure con passaggi fenomenali per i compagni. Ovviamente James Rodriguez non ve lo devo presentare io, lo conoscete tutti. Quintero invece mi spiace che sia sparito dai radar, diciamo, europei in questi ultimi anni, perché era un grande talento e lo si è visto oggi dopo il gol della prima col Giappone. Oggi una grandissima partita, passaggi illuminanti, grande visione di gioco, grande tecnica e bellissima l'assist per Falcao. Quindi Colombia che stramerita la vittoria, Polonia che mi dispiace un po' perché non è che la simpatizzavo, però Lewandowski è uno dei miei attaccanti preferiti. È stato eliminato giustamente. Io mi aspettavo che si qualificasse, invece non è stato così. E la Colombia se la giocherà, essendo a 3 punti, se la giocherà alla prossima contro il Senegal, che ha 4 punti, che appunto rischia adesso di non passare se dovesse appunto perdere con la Colombia. Mentre il Giappone potrebbe avere vita facile contro una Polonia che appunto ha 0 punti, non avrà grandi motivazioni. Comunque per oggi è tutto, raga. Finita. Gli spacciatori colombiani, Pablo Escobar, riesce a trionfare. Soy el fuego que arde en tu piel. Vabbè, il fuoco che arde in tu piel. Beh, raga, iscriviti al canale, like al video. Seguiteci, c'è un link in descrizione. Bella.